Ciao a tutti, io sono Federica e io sono Lia. Stasera vi vogliamo proporre una ricetta semplice e veloce che noi in casa facciamo anche all'ultimo minuto con alcuni ingredienti semplici. Ci servirà della passata di pomodoro, della polpa, qualche alice, del pane grattugiato, degli spaghetti, uno spicchio d'aglio e dell'olio extravergine di oliva. Allora, mettiamo nel frattempo l'acqua a bollire. Lia nel frattempo mette un po' di pane grattugiato nella padella dove ci sarà la fiamma accesa. Copriremo il pane grattugiato e lo lasceremo tostare. Nel frattempo tagliamo in quattro parti il nostro spicchio d'aglio. Teniamo mosso il nostro pane in modo che si dorerà ma non si brucerà. Quando il pane grattugiato è completamente tostato, lo togliamo e lo mettiamo nel piatto. A questo punto, con una fiamma bassa, prendiamo le nostre alici e le mettiamo nella padella. Aggiungiamo l'olio in abbondanza e lo spicchio d'aglio. Daremo una mescolata. Aspettiamo che le alici si sciolgano. Quando le nostre alici si sono sciolte, aggiungiamo il pomodoro. Mescoliamo. Non c'è bisogno di aggiungere sale perché le alici sono già molto salate. E nel frattempo, visto che l'acqua bolle, aggiungiamo il sale e mettiamo gli spaghetti. Adesso che gli spaghetti sono pronti, li scoliamo. E li trasferiamo nella pentola dove il nostro pomodoro è pronto. Condiamo la nostra pasta mescolando bene con il pomodoro e aggiungiamo a mano la quantità di pane grattugiato che più ci piace. A noi piace con tanto pane grattugiato. Ecco la nostra pasta e briciole alla povera pronta per essere servita. E aggiungiamo, per chi vuole, ancora un po' di pane grattugiato e un po' di olio. Buon appetito!